partita di fare ringraziamenti. Vorrei che se i tifosi ci ascoltano per radio e voi lo riporteate domani sera alle ore 20, la squadra sarà qui per un saluto ai tifosi, l'ingresso è libero, vedremo di fare qualche cosa, di organizzare qualcosa per questo pubblico, visto che in questo momento onestamente è di grande delusione. Ci è venuto male tutto, ci è venuto male il saluto, l'essere contenti di una stagione straordinaria. Speriamo di riassaporare meglio domani. Domani hai appunto questo senso, un senso di stare insieme per l'ultima volta insieme al nostro pubblico che avrà l'ingresso gratuito, lo ripeto, e che ci piacerebbe fosse numeroso con noi a festeggiare questa stagione. Parlando della partita, il rammarico è clamorosamente grande. Oggi io credo che alla fine ha vinto la squadra che è stata un po' meno stanca e un po' più lucida. Una partita oggettivamente brutta, una partita dove l'emozione è stata altissima, dove c'è stata veramente una durezza fisica e dove nessuno si è risparmiato neanche di un'energia, di un millimetro, di un contatto. C'è il rammarico di aver perso una partita facendo 14 su 27 tiri liberi. C'è il rammarico di aver perso una partita perché abbiamo preso dei tiri da 3 punti anche buoni, non sono mai entrati. C'è il rammarico di aver preso qualche canestro dopo che la palla è stata toccata da 3 o 4 persone, è capitato in mano loro, l'hanno messo dentro. Oggettivamente credo che a livello prettamente tecnico-tattico le due squadre si sono conosciute talmente bene in queste squadre, questa serie, che non c'è stata una cosa che abbia sorpreso l'avversario, che non c'è stata una cosa che abbia sorpreso nessun giocatore che fosse in campo. È stata una partita dove il pallone ha fatto fatica ad entrare, noi purtroppo abbiamo perso la gara per quei 10 minuti del terzo quarto dove non riuscivamo a far canestro neanche a spingerla dentro in tutte le maniere. Abbiamo fatto 6 punti, ho provato a cambiare, ho provato a giocare prima con Andrea, poi per i falli con Claude, mettere 2 playmaker risparmiando Timmy. Però oggettivamente non abbiamo mai segnato. Al di là di questo faccio i complimenti a Milano perché comunque è stata una squadra bistrattata da tutta la stampa e da tutto il movimento per tutta la stagione e va a giocarsi una finale. Io non ho un'amicizia particolare con Piero Bucchi, nel senso che siamo conoscenti e basta, però gli faccio i complimenti perché sopportare una stagione di critiche pesanti tutto il tempo e portare la squadra alla finale, comunque bisogna avere fegato, bisogna avere forza di volontà. Quindi è giusto fare i complimenti a Milano che ha vinto una partita dove ha tirato meglio i liberi di noi, dove ha fatto qualche canestro importante per di noi. Credo che nella serie abbia pesato molto l'innesto di Monroe e di Arnold, sia per gara 1 ma sia anche per le rotazioni date in tutte le 5 partite. Questo è per quello che riguarda la gara. Per quello che riguarda la squadra, e ne parleremo meglio domani sera, ci sono volte che uno da allenatore arriva alla fine dell'anno che è come il militare che conta i giorni perché rivede le stesse facce, le stesse rotture di coglioni giornaliere, quello che fa la faccia perché non gioca, quell'altro che sbuffa perché oggi c'è la meta alle 4, era meglio farla alle 5, cioè, poi c'è quello che ma stavo andando bene, tu mi hai tolto, oppure c'è quell'altro che stavo andando male, se mi togli allora dopo non gioco più. E sono stagioni che sono difficili da gestire. Io in un anno non ho avuto un problema. Sono a fine stagione, è chiaro che sono stanco perché abbiamo giocato
Abbiamo giocato 8 partite nel giro di 20 giorni, però sarei andato avanti molto volentieri, non avevo minima stanchezza sotto il punto di vista così della quotidianità e della lunghezza della stagione.